il prodotto mela, una volta raccolto, viene conservato ovviamente per 12 mesi e le celle servono appunto per effettuare questo tipo di operazione. Nelle celle le mele si conservano riducendo la temperatura a 1 grado e abbassando all'1% il tenore di ossigeno. In questo sito particolare la produzione del freddo, l'impianto frigo utilizza la tecnica della geotermia, cioè utilizza l'acqua di sorgenti disponibili in questo sito per produrre il freddo che consente la conservazione del prodotto. E questo è un po' il segreto di questa nuova tecnica di conservazione sotterranea sostanzialmente. Che capacità ha il sito al momento e quanto, diciamo così, può essere ancora espanso? Beh, al momento abbiamo realizzato un primo step di 10.000 tonnellate di capienza. Abbiamo progettato 5 step successivi per arrivare a un totale di 50.000 tonnellate. Teoricamente questo sito è immenso perché è una cava che ha una superficie di circa 80 ettari. Per cui la potenzialità è assolutamente infinita. Chiaramente questo è un progetto che parte come primo obiettivo a tutela del territorio, a risparmio del territorio. Ovviamente siamo sottoterra, per cui non si vanno a occupare spazi ulteriori con nuove strutture. Oltre a questo, le caratteristiche particolari del sito, la disponibilità d'acqua e il fatto che la roccia assorbe il freddo consentono un'economia in termini di utilizzo d'acqua e utilizzo di corrente elettrica. Si lavora con roccia nuda, per cui non si utilizzano materiali coibentanti, perciò oltre al risparmio d'acqua e di energia c'è anche un minore inquinamento, un minore utilizzo di sostanze inquinanti come il poliuretano che si utilizza per la costruzione e l'isolazione delle celle. Questa novità, questo tipo di stoccaggio, è replicabile secondo lei da qualche altra parte? Nel senso, quanto conta il fatto che siamo sulle Dolomiti? In Norvegia applicano questa tecnica soprattutto su prodotti surgelati conservati a meno 20, meno 25. Noi invece lavoriamo a 1 grado di temperatura. Ovviamente le caratteristiche del sito sono fondamentali e questo sito è assolutamente particolare perché è molto asciutto, cioè non ci sono infiltrazioni d'acqua. C'è disponibile tanta acqua in profondità che consente di lavorare in geotermia e soprattutto la roccia, la dolomia, è molto consistente, ha una consistenza superiore addirittura a quella del cemento armato e consente quindi di realizzare all'interno strutture di questo tipo, per cui non escludo che questa esperienza si possa replicare da altre parti, certo che qui le condizioni sono assolutamente particolari.